ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 143esima puntata di Euro Truck Simulator 2. Oggi ragazzi siamo qui con la nuova versione degli Scania di RJR, la V2.0, come vi ho fatto vedere in un video scorso che avevamo creato. E siamo qui con quel camion là, il 520. E mi sono accorto di una cosa, che tanta roba ragazzi, ma proprio tanta roba, adesso vi faccio vedere comunque. Poi a parte che abbiamo lì il display del retarder e dell'asse, quindi lo alziamo praticamente. Adesso vi faccio vedere anche un'altra cosa che proprio ci sta di brutto. È proprio quegli accorgimenti che a me piacciono un sacco. E qua guarda questo che ci taglia la strada, ora non posso girare. Ma io non lo so. Mi sono dovuto fare tutta la rotonda, adesso arrivo qui, c'è un altro che mi taglia la strada. No, strada. Perfetto. Niente, siamo col cambio automatico, comunque nel caso non l'abbiate visto. Retarder automatico, ovvero schiaccio il piede sul freno, frena da solo. E c'era una cosa che non avevo... ho letto sul sito che praticamente con retarder automatico c'è una movimentazione di qualcosa, ma io non ho capito sinceramente. Cioè vedete qui c'è tutti i vari le varie spie, però con retarder automatico in teoria dovrebbe vedersi. Ah, comunque ragazzi, la cosa, guardate lì la... aspettate che devo sistemare il trachiere. Guardate lì, automatico, tac, folle, retromarcia. Tanta roba. Questo è molto. Sono quelle cose che a me piacciono di brutto su un camion. Cioè sono quei tocchi di poco conto anche, diciamo, che secondo me rendono molto molto realistica la guida. Ora ci vuole la possibilità di scegliere la leva del cambio. Non ho messo, ho tolto l'altro marcio per sbaglio. La leva del cambio, oppure il come si chiama? Il cosa chiama? Come cavolo si chiama quella roba lì? Il cambio automatico lì, il l'opticruise, ecco. Insomma, guardate qui, guarda com'è bello basso. Andiamo. Non so quanto stiamo portando, 240 quintali mi sembra. No, in ritardo, aspetta. 250 della Waberers. Vediamo di non far di danni noi. Andiamo, dai. Che siamo già in mega ritardo. Cioè mega no, però. Adesso, qui dobbiamo girare a destra. 15 ore. Ah sì, beh, abbiamo un traghetto. Questi non si capisce cosa vogliono fare. Hanno la freccia, questo non ce l'ha la freccia. Vuol dire che viene dritto, ma io oramai mi infilo. Scusa, ho aspettato prima, ora non aspetto più. Tra l'altro ragazzi, una cosa che adesso dovrò trovare la sistemazione anche del volante, perché come sapete io, se non ho tutte le mie sistemazioni giuste, non riesco a guidare. Sì sì, guarda quello, io sono in mezzo alla riccia, io sono giusto. Quello gli ha passato la luce, grazie. Se non ho tutte le mie sistemazioni giuste, voi lo sapete che io non riesco a guidare. Ok, scusate, devo aggiustarmi un piede. Cioè, oddio, aggiustarmi un piede. Vabbè. Purtroppo non va più bene Remole. Neanche quello low deck, e non va neanche più bene Alexa, quello della dashboard. Insomma, solo una cosa che mi fanno esasperare anche nella realtà sono le rotonde. Quando ci sono già due o tre rotonde io non so più dove metterle. Cioè qui là mi inizia a incasinare, non so più cosa farci. Qui siamo col nostro Streamliner 520. Mi ero già abituato a vedere anche il 21 gradi lì, oramai non c'è più. Sì, comunque queste qui sarebbero cose che RGL dovrebbe mettere un numerino, dai. Cioè, ha messo delle cose, come avete visto in uno dei video scorsi,
impensabili non va a mettere il numerino lì. Affari suoi. Poi una cosa che non mi piace è tipo questo sbirluccicamento qua sul volante. Infatti penso che quello originale non lo metterò più, metterò tipo quelli magari versione custom, diciamo, cioè exclusive. Oh, la metti da 12esimo o no? Che qui siamo a 1500 giri, non metti... Oh. Perfetto, vedete? Il cambio va bene anche questo, anche se abbiamo le ruote che sono barra 60. Cioè, il regime più o meno, essendo uno streamline, forse è un pelo alto. Però, come se dovessimo fare serie 5... o anche serie 6 e va bene, e anche forse più basso. A 90 all'ora nella serie 6 non sei così, a 1250, diciamo 1250, sì, cioè sei a 1500 a 90 all'ora. Questo ve lo dico, comunque magari dopo mi interessa. Forse il volante è un po' troppo regolato in avanti, cioè un po' troppo in orizzontale, dovrei mettere un po' più di verticale, un pochino più di gradi. Sì, vabbè, sono cose che poi col tempo ci troverò la sistemazione, ecco. Perché oramai tipo sedile ho imparato, dopo mesi e anni e anni che gioco a Euro Truck, ho imparato a mettermelo alla giusta altezza. Invece adesso il volante non avrò ad abituarmi, cioè, quasi quasi preferivo l'altra versione, quando c'è, almeno c'era il volante normale. E anche per un'altra cosa che non mi ricordo più, l'altra versione. Ah, per le cose, i dashboard lì, e per la versione ribassata. Quella lì davvero mi dà da dire in una maniera troppo assurda. Cioè, mi dà da dire troppo non poter avere più il mio camion ribassato. Boh. Vedremo. Sì, comunque essendo abituato ad andare a 90 all'ora, 1050, 1100 giri, adesso nel gioco essere a 1250 è strano. Cioè, un camion che ha più su di giri. Poi, sì, subito non avevo messo neanche il vuoto stock sound lì, quella mod lì. Poi vabbè, l'ho messa perché è un pochino più reale, tranne in partenza mi sembra più reale, non è che mi sembra più reale che l'originale. Poi questa qui magari non ci ho fatto caso, è ancora meglio, però non so. Comunque stiamo salendo, qui siamo a Linköping. Oramai so che passata, scusa, ehi, mi fa inserire, c'ho la freccia, poi io c'ho un canto, scusa, comando io. Oramai sono abituato che dopo l'autogrill c'è questo ponte, so che in questo ponte c'è come si chiama lì, lo scanner demo center su Dertalia. E praticamente, ragazzi, non so, io oramai gioco Euro Truck con sempre la costanza, la costante che devo aspettare la nuova mod che esce, perché adesso sto aspettando che vengano aggiornate tutte le mod per RGL. Quando verranno aggiornate tutte le mod per RGL, cioè, e sto aspettando anche l'update di Remoled, sto aspettando l'update di questo. Poi, appena arrivano tutte queste mod, esce l'update 1.26, che spero più lontano possibile, sinceramente, adesso. E mi incasina tutto il resto, perché io lo faccio l'update, perché comunque mi sembra una cosa buona da fare, aggiornare il gioco. E lo faccio, praticamente, mi incasina qui, mi incasina RJL, mi incasina un sacco di cose. Allora RGL fa la versione nuova, e allora tutte le cose, compresi la dashboard, tutte quelle cose lì le devo riaggiornare. Poi non è più compatibile la pro mod, allora aspetto la pro mod. Cioè, io oramai non so se arriverà più un tempo che io dirò, oh, finalmente posso mettermi qui e giocare tranquillo. Sì, adesso gioco tranquillo, ma non ho il mio camion completo. Cioè, per avere il mio camion completo dovrei tornare indietro di una versione di RGL, cosa che non faccio, perché abbiamo visto che ci sono tante belle cose qui. Cioè, dovrei accontentarmi di qualcosa, ma come si dice, accontentarsi è bene, non accontentarsi è meglio. Poi su queste cose qui è che se si va avanti, io adesso sarà
da quando mi sono messo, per un periodo avevo abbandonato Euro Truck, da quando mi ci sono rimesso a giocare, che ci ho messo tante mod, oramai è diventato così, non riesco più a farmi un... ci sarà un mese che riesci a giocare con tutte le tue mod aggiornate che ti piacciono, tutto. Dopo, no, esce il DLC dei carichi e via tutti i carichi, rimettiamo Schwarzmüller, metti aggiorna Jetsicat, mamma mia che casino, che casino che c'è ragazzi, che casino che c'è, cioè è proprio una cosa assurda. Ok, qui siamo a Stoccolma, quattro corsie, sto di qui perché di lì c'è l'uscita, ormai lo conosco Stoccolma, c'è l'uscita in quel paesino là, strano. Mettiamo le posizioni. Ecco, mi sono dimenticato di togliere le luci, vero? Sì, infatti, quelle luci lì rimarranno sempre accese. Vabbè, le toglieremo poi. Vedete, qui c'è l'uscita. Dasher, Dax. Non so come si chiama. Vabrers, attenzione! Attenzione, c'è un Vabrers. Tenersi a distanza di sicurezza. Tenersi a debita distanza dal Vabrers. Se questo si dà una mossa sul passato, mi trovo male a non avere retarder, perché così devo sempre andare a toccare i freni, invece con retarder metto un trattino di retarder, volendo si può fare col cambio automatico, ma non lo voglio, cioè quando ce l'ho, che cane, sei stato finora di qua e poi ti butti di là. Bisogna essere dei deficienti per fare queste cose qui, bisogna anche essere dei deficienti per tagliare strada come ho appena fatto. Io in questi svincoli mi ci incasino sempre, mi ci incasino ora, no, in realtà dove devo andare fino? Avenon, Uppsala, sì, andiamo fino a Uppsala a girarci adesso. Uppsala che... come Uppsala dritto? Che caspiterina dici? Hai ragione, Uppsala è dritto. Ma perché io mi devo sempre sbagliare strada? Comunque dobbiamo andare in Finlandia noi. Oh, allora, questa non è la prima volta che sbaglio strada, eh. Se vi ricordate nell'episodio 123? No, 105. 100, 103. Non me lo ricordo. Quell'episodio che ho fatto un'ora, un'ora e 23 minuti. Avevo sbagliato la stessa identica strada. Che poi sono andato su di qua e mi ha fatto il ricalcolo. Come vedete adesso mi sta facendo... ah no, mi sta... comunque poi dovevo tirare su dritto, per cui andava bene anche di qua, dovevo andare a nord, nord della Finlandia. Noi qui no, di qua non va bene. Usciamo a Uppsala, ci giriamo e ritorniamo giù. Mamma mia. Tutti svincoli. Dovrei mettere la... dovrei avere un tastino. No, 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 no. Che cavolo mi metti? Radio... radio... arabe, che cacchio l'ha messa le quattro frecce, mo? Ecco, questo tastino qui. Praticamente mi cambia il navigatore. Ok, usciamo qui. Uppsala, vero? Sì. Mettiamo noi il retarder qui. Perché comunque hai anche la possibilità di farlo in automatico, eh. Guardate che bello la cosa. Adesso sempre che andrò a togliere la marcia quando non mi serve, perché... no, beh, non ha senso. Ah, non dirmi che va per essere... no. No, aspettate, io pensavo fosse un altro tipo di uscita questo. Ora usciamo e rientriamo. Cosa proprio da furbi, eh. Fare una cavolata del genere. Cioè, una cavolata, sbagliare strada in questo modo. Ora, io mi ci infilo, mi dovrebbero dare la precedenza. È di sto parte. Sì, me la danno. Togli la freccia. Togliamo la freccia. Io, come sempre, sono raffreddato, per cui per 10 secondi... porca miseria, mi è caduto tutto. C'ho un casino io sulla scrivania che è peggio del casino che ho sul camion, veramente. Vi lascio 10 secondi a voi stessi e torno subito. Eccomi tornato. Quello
lì non avevo capito cosa volesse combinare quella macchina. Qui è da prima che c'è il treno che passa e sta ancora passando adesso. Ah, forse è appena finito. Sì, è appena finito. Macchina americana, mi dicono. Ok, ci siamo rimessi in carreggiata. Ci siamo rimessi in carreggiata. Andiamo avanti. Forza. Direzione sud adesso. È bello, però ho capito basta. Forse dovrei mettergli il mascherone quello versione più alta, perché perché non guardo la strada? Perché questo qui è troppo basso. Cioè il low deck, non si è mai visto un low deck. Scusa, lì c'è ancora la freccia al contrario, ma lo fanno apposta. Ma porca di quella miseria, che casino che c'è, si svincola. Mettiamo un po' di retardo, perché qui c'è il limite di 70. Andiamo giù così. Un filo di acceleratore. Oh, bello che ci buttiamo dentro sti tubi. Cioè, noi saremmo dovuti sbucare da lì qua, a destra. E invece no, abbiamo fatto il giro del mondo. Però ci siamo arrivati, l'importante è quello. Sì, vabbè, abbiamo fatto qualche chilometro di più. Per fortuna che c'era l'uscita vicino, perché se sbagliavamo Uppsala, cioè, era un pochino più lontano se sbagliavamo. Se non c'era Uppsala, nel senso, lo svincolo prossimo. Chi è che fa una rotonda all'uscita in questo modo? Mortadella, no, Itel. Mortadella. Dai, io. Sì. Bello, Scusate, ma perché sta ruota gira di qui e quella anche? Ah no, beh, se nella realtà fai così, sai che una delle due ruote la strappi completamente. Cioè, la strappi. La consumi in un modo eccezionale. Ma non lo so se lo sai, adesso lo sai, signor camionista, Secondo me lì c'è, nel tuo camion c'è qualcosa che non va, Ma giusto poco, c'è il carrello che ti sterza al contrario, ti sterza. Che si spengono per farti fermare, si riaccendono quando sei fermo. Andiamo su. Un bel vuoto ci abbiamo noi. Andiamo giù piano piano, che tanto qui non c'ha fretta nessuno. Almeno io non c'ho fretta, voi? Non lo so. Andiamo quella nave lì, no, quella lì penso sia passeggeri. Quindi vedo. Allora, l'altra volta siamo andati di là, stavolta possiamo andare di qui. Mi sembra che sì, eravamo andati di qui. Qui c'è del trasporto Renault. Renault. Io da tutto il tempo che ho. Scalaci un po' due marce. Cavolo. Una marcia. Non si può neanche usare più il cambio qui. Non è che ti danno una marcia, ti devi accontentare di una marcia. Ce n'hai 10.000 su uno Scania. 10.000 no, però ce n'hai un bel po'. Per cui usale. Ok. Buona. Nynäshamn, Stockholm. È dove eravamo adesso? No, beh. Un pochino a sud di dove eravamo adesso, tipo. Ecco, ora qui fossimo nella realtà, distruggiamo fuori tutto. Praticamente è proprio tutto, Adesso vi faccio anche vedere perché. Intanto io spengo le luci. Guardate il mascherone davanti. Sì, vedete in questa visuale, non guardate proprio da niente. Olle, ce lo lasciamo tutto. Ecco qua. Abbiamo lasciato mezzo camion lì, però. Poi non capisco perché. Camion carico, camion. Cioè, camion con 250 quintali. Camion scarico, solo il trattore. Lui fa sempre prima, quinta. Non si capisce il perché. Qui c'è un finger lì. Si chiamano finger, mi pare.
crescere i due dossi, che io prendo anche in modo abbastanza veloce. Sinceramente lì volevo prendere uno dei due un birillo per vedere cosa succedeva, però mi sono tenuto fin troppo alto. Cioè sinceramente ero indeciso se prenderlo o no, per cui ci ho voluto fare un po' di... Ultimamente mi allargo meno, me ne traccio meno la strada agli altri. Non so, perché una volta mi allargavo, sì, lì c'è un camion ma noi passiamo, mi allargavo molto di più, adesso vedete tendo ad allargarmi di meno, tanto lo so che ci passo, per cui non serve allargarsi così tanto. Fuku siamo. Turku, che fuku. Area 20. Parlavamo di aeroporto, lì davanti c'erano quei i cosi lì che portano i bagagli. Come cavolo si chiamano quelli? Ce l'hanno un nome ma non me lo ricordo. No, caddy. Sono i... Boh, non lo ricordo. Girate, fammi piacere. Gira. Non gira. Va bene. Noi lo sorpassiamo. Tipo fare sta cosa sarebbe vietato. Sorpassare negli... Cioè non è che è vietato sorpassare negli incroci. Negli incroci in teoria è vietato cambiare corsia. Quello che mi ricordo è... Spostiamoci sulla destra, adesso che non c'è nessuno, serve stare sulla sinistra. Vorrei sapere anche a che momento di video siamo, più o meno. È che col cambio sto registrando, vero? Sì, ok, vediamo. 21 minuti 51. Col cambio automatico è un casino perché mi toglie la marcia quando cambio di finestra. Tampere. Basta lo stesso, l'eggline ci sta in... Io poi che sono abbastanza alto sull'eggline non ci sto ai piedi perfetto con l'R. Quindi anche se fosse R, cabina bassa non ci stai lo stesso. Questo con la moto lo facciamo cadere, dai, che se ci arrivo dietro io lo faccio cadere. Ma guardate, cioè io non lo so. Cioè, è entrato, ha fatto sinistra, destra, e c'è entrato, ha fatto sinistra, poi è tornato a sinistra e poi ha fatto un'altra volta a destra. Che non c'era nessuno di qua. Vediamo un attimino. Ah, ok, quindi da quello che... No, aspetta, da quello che vedo, queste luci qua sopra non funzionano come fare lì. Però guardate che belli che sono i fari dello straight line. Bello anche lì con la LED. La LED, ragazzi, è una cosa che io vorrei mettere nella realtà, perché davvero non mi piace tantissimo. È che è un casino, devi cambiare un pacco di roba. Poi non è che la roba della Scania ti costa poco. Lì un pezzo così è capace di mettertelo destra e sinistra quasi un migliaio di euro, se non di più. Non lo so perché non l'ho mai cambiato. Ma tipo se tu vai a vedere quei camion tipo che sono tutti modificati, ma giusto anche solo tipo nelle maniglie la scritta V8, qualche cromatura, qualcosa, cioè se non c'hai un posto dove le prendi che le paghi poco, lì ti ci sveni, cioè ti costa più farti il camion che altro. Cioè diciamo che nella realtà farti un camion con qualche cromatura e qualcosa di più, lì ci lasci uno stipendio. Cioè, hanno dei prezzi assurdi. Poi non parliamo dei prezzi originali di Scania. Scania si fa pagare il nome in un modo assurdo. Cioè, tu compri una cosa con scritto Scania, basta, devi essere ricco per comprarla. Cioè, ricco. Spendi una borcata. Sì, volevo dire una borsata e una barcata. Ho detto una borsata. Una borcata.
spendi una barcata di soldi che ti ci compri un camion tra un po'. Proprio quella cosa lì è scandalosa. Vai alla Scania, ti compri un portachiavi Scania, sono capace di mettertelo 20 euro. Cioè, proprio è una cosa assurda. Cioè, non so, una cosa che magari molti ignorano. Uno specchio dello Scania, lo specchio. Calcoliamo anche senza occhio di bue, quello in basso. Vediamo se qualcuno può indovinare quanto arrivi. Cioè, non vi faccio il solito indovinello, perché poi so che magari qualcuno non vede il video, magari non ci pensa e non ci arriva più. Comunque lo specchio dello Scania ha le resistenze, che per scaldarlo, in modo che non ci sia la nebbia. Come cavolo si chiama? Che non si è appannato, si spanna da solo, quando c'è il ghiaccio si sghiaccia. Ti costa 1 miliardo di euro, è uno specchio dello Scania. Cioè, è proprio come niente, mi sembra 1230, 1230, si fa di ricordare tutto. Non ne sono sicuro, ma mi sembra 1230. Cioè, praticamente vedete quel pulsantino lì di fianco alla sirena? Praticamente ha il pulsante rosso, che sarebbe il pulsante, lo staccabatterie. Praticamente scollega le batterie dall'impianto elettrico in caso di incendio, comunque in caso di corto o qualcosa. Poi c'è, vabbè, lì c'è un pulsante vuoto. Poi c'è quella specie di altoparlante che praticamente fa suonare l'allarme. Scusi lei, questi veicoli. Io adesso devo accelerare per superarlo, poi frenare tutto a colpo. Si mette sempre in mezzo alla strada, lei. Praticamente fa suonare l'antifurto. E poi quella a sinistra praticamente ti sbrina i vetri. Gli specchi, sai, non i vetri. Sì, vabbè. Poi pulsantistica ve l'avevo già fatta, cioè un sacco di roba. Sopra questi due pulsanti mi sembra di averveli già detti. Aspettate che sto vedendo qualcosa di nuovo io. I DLPS, quello lì lo conosco, quell'altro non ce l'ho. Cioè, non l'ho mai visto perché infatti tutti questi pulsanti che ci sono qua, io se devo dire la verità, pur essendo con tanti optional, mi cambio con la realtà, ne ha di meno. Cioè, non ha tutti questi pulsanti. Io non so se ne saranno inventati ciascuno uno, non lo so. Cosa cavolo? Come mi sono inventato la colpa? Boh, mi sono perso qualcosa, sapete. No, comunque tanti pulsanti. A parte qualcuno che è doppio, tipo. Cioè, avevo fatto caso uno che è lì e anche di là, mi pare. No, non me lo ricordo più. Uno è lì e c'è. Aspetta. Praticamente vedete, ce n'è due doppi. Ce n'è uno lì, quello con il disegnino del freno motore. E ce n'è anche uno là. Poi c'è quello lì che in teoria è quello che ti avvisa quando cambi di corsia. Cioè, c'è tanta roba che io sinceramente non lo so. Cioè, so cosa serve, ma non ce l'ho. Saranno. A parte che dovrebbe essere full optional, da quanto ne so, però. Boh. Vediamo un pochettino. No, per tornare indietro, Vateras, no. Vasteras. Niente, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per la visione. Dai, è tutto. Ciao a tutti.